Ok ragazzi, vi parlo dalla fine del video. Sono successe delle cose in questo video abbastanza spiacevoli, che mi hanno quasi fatto cancellare questo mondo una volta per tutte. Ma ho deciso alla fine di non farlo per un semplice motivo. Questo mondo è il mondo in cui sto facendo la vanilla. E anche se, come ho già detto, sono successe un sacco di cose in questo video che mi hanno fatto rivalutare un po' ciò che devo fare e ciò che non devo fare in questa vanilla, appunto. Cioè, continuare a fare esattamente ciò che ho sempre fatto, ma stare più attento, forse, non lo so, forse potevo evitarlo, forse no. Forse non dipende da me, ma da qualche entità con gli occhi bianchi di nostra conoscenza. Non ne ho idea. Ho fatto il mio equipaggiamento. Non demordo perché ho il ferro, ho il legno, e anche se non avevo il ferro, ho la pietra. Posso rifarmi l'equipaggiamento e ritrovare le cose. Quindi non vi preoccupate, anche dopo tutto ciò che state per vedere, la serie continuerà ancora. Mi dispiace solamente che... mi dispiace solamente per come sia andata. Tutto qui. Non fate caso al posizionamento di cubi strano che ho fatto. Ero leggermente scosso. Comunque, vi auguro buona visione e che posso dire se non che è qualcosa che mi ha un po' demoralizzato, se devo essere sincero, perché stava andando davvero bene come partita. Ma vabbè, è andata in questo modo. Non possiamo farci nulla. Non posso farci nulla. Ho pensato anche che forse avrei dovuto barare. Ma alla fine non l'ho neanche fatto. Perché non mi sembrava giusto. Quindi, questo piccolo exploit di quello che è successo nel video finisce qui. Guardate il video. E buona visione da Unique del futuro. Ciao! Oli ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono Unique e oggi siamo tornati su Minecraft. Dunque, il video che state per vedere riassume insieme la giornata più fortunata di tutte su Minecraft e anche la giornata più sfortunata di tutte su Minecraft. Ma comunque non vi preoccupate, come detto all'inizio del video, niente che non sia irrecuperabile, irrecuperabile. Vi chiederete perché all'inizio del video abbia fatto quel piccolo, quella piccola parte. Ecco, semplicemente per assicurare che la serie continuerà anche dopo ciò che state per vedere. Dunque, io off camera avevo trovato un punto casuale, dove però scavando giù col mio excavator un tunnel quasi dritto completamente, avevo trovato uno smeraldo. Al che ho pensato, chissà cosa ci potrà mai essere in questo punto. E quindi avevo deciso di scavare un po' per vedere cosa trovavo. E non potete immaginare quante cose ho trovato, ma comunque, andiamo avanti. Posso fare anche una narrazione se... Ma sì, dai, facciamo una piccola narrazione. Mentre mi accingevo a scavare di qua e di là in cerca appunto del punto che avevo trovato, decisi durante il montaggio, che sarebbe questo, di fare un piccolo taglio. Tanto piccolo non è nemmeno. Comunque, mentre mi trovavo in esplorazione, come stavo dicendo, off camera, ho trovato questo punto che appunto ho contrassegnato con queste quattro colonne di pietra. Avvicinandomi, come potete vedere, sì, ho già scavato un po' perché appunto volevo scavare, ma volevo farlo in online, diciamo, cioè mentre registravo. Quindi sono sceso. Ho pensato questa scala, questa piccola scala, giusto per non prendere un grande danno da caduta. Una scala inutile, tra l'altro, ma vabbè, non importa. Ed ecco qui un altro
buco dove ho piazzato qui e lì delle torce giusto per illuminare. Ed ecco qui lo smeraldo. Al che io ho preso il mio bellissimo piccone con tocco di velluto, efficiency e tutto il resto. E mi sono messo un po' a scavare il vetro, sì, ciao, buonanotte. Mi sono messo un po' a scavare tutti questi materiali. Lì c'è un buco nell'ossidiana, vabbè, non importa. E ad esplorare questa zona, perché appunto ho pensato, chissà quante ricchezze si troveranno qui. Già, chissà quante ricchezze. Comunque, ecco qui che prendo l'ultimo pezzo di ferro e arrivo qui, dove c'era della redstone. Prendo, faccio un piccolo confine intorno per isolare la redstone. Dopodiché salgo dove stava l'acqua, che dava fastidio, e la vado a chiudere. Qui, in questo punto. Prendo e piazzo dei blocchi. Ecco qui. Ecco qui. Ecco qui. Ecco qui. Ecco fatto. Ed era rimasta quest'acqua in questo punto. Al che io piazzo i blocchi. In modo da chiuderlo. Ecco qui. E poi lo riapro per prendere appunto la redstone, che avendo il piccone con silk touch è come se, cioè, quando prendi il blocco ti rimane il blocco, non ti dà il minerale come ho già detto negli altri episodi. Quando prendi il blocco ti rimane il blocco. Ed ecco qua. E guardate un po' lì nell'angolo, un altro smeraldo. Questo è solo l'inizio, ragazzi. Dell'oro. Sotto l'oro. Due diamanti. E lì un terzo diamante. Prendo il diamante. Prendo quei due diamanti. E lì c'erano altri due diamanti. 5 diamanti, 6 diamanti, 6 diamanti, la redstone, vabbè, prendo anche la redstone, ecco qui, e altra redstone. Come potete vedere, chiudo la lava per impedire di cadere dentro. Per impedire di cadere dentro, appunto. Appunto per questo chiudo la lava. Comunque non importa. Andiamo avanti, che è meglio. Prendo quella redstone. Tranquillo, tranquillo, vedete? Non mi immaginavo neanche minimamente quello che sarebbe successo da lì a poco. Ecco qui, un po' di redstone. Una torcia lì. Salgo di qua. Trovo un altro sentiero. Piazzo una torcia. E qui c'era del ferro che ho raccolto. Non potevo certo non raccoglierlo.
cui tappo la lava. Guardate come sono bravo. Tappo la lava. Perché così non ci cado dentro. Già. Perché così non ci cado dentro. Scavo un po' giusto per vedere se trovavo qualche altro diamante o qualcos'altro. Vado di qua. Vedo che non c'è niente. E appunto per non cadere me ne torno indietro. E salgo da questo dove appunto c'è l'acqua. Torno qui. Saltello. Ecco qua. Passo di qui. Lì c'era un ragno. E un altro smeraldo. Ragazzi, avete visto bene? Un altro smeraldo. Un altro smeraldo. Andiamo avanti. Non so se ce la faccio a reggere, ma andiamo avanti. Ecco qui come che prendo anche quest'altro smeraldo. In quel momento penso, cavoli, questa sarà la giornata di infortunata di sempre. E infatti lo è stata. All'inizio lo è stata. E ecco qui che scendo giù e mi ritrovo in un punto dove ho già fissato le torce. Perché io questo punto l'avevo già esplorato, vedete? Questa è la zona connessa alla mia miniera. Ed ecco che... ed ecco che risalendo appunto l'acqua mi ritrovo in questo punto dove scendendo... ci troviamo vicino appunto alla miniera che ho creato, la mia miniera. E prendo il ferro giusto per dire, ma sì dai, ho trovato i diamanti, ho trovato la redstone, ho trovato gli smeraldi, mi viene da piangere. Prendiamo anche il ferro, già che ci siamo. E infatti è quello che ho fatto. Qui ho piazzato... lì c'era anche un lapislazzulo. Sì. Ciao lapislazzulo. Ah, un lapislazzulo. Lì c'era dell'oro. Guardate quante cose ho trovato in un unico episodio. Sì. Tante cose. Tante cose. Se sentite il mio tono di voce strano è perché sono letteralmente disperato. Ma non vi preoccupate, non è solo voglia di far esplodere mezzo overworld minecraftiano di questa vanilla. Ma niente che un po' di TNT non possa risolvere. Tu guardate, altro oro! Non è bellissimo? Ok, la devo smettere. Mentre me ne stavo a raccogliere appunto quest'altro oro, decisi di scavare e tornarmene su. Ecco qui. E di esplorare questo punto buio. E mi ritrovai qui. Scesi giù, piazzai una torcia. Un altro smeraldo. Wow, questa è la giornata più fortunata di tutte su Minecraft. Mi dissi di nuovo, ignaro di ciò che di lì a poco sarebbe accaduto. Mentre mi apprestavo a raccogliere anche quest'altro oro, iniziai a pensare al titolo che questo video potesse avere. Tipo... la giornata in miniera più fortunata di tutte. Un bel titolo. Oppure... oh, quante cose ho trovato in miniera. Oppure... cielo a pecorelle, minerali a catinelle, o altri titoli simili che indicassero appunto che avevo trovato tante cose. E invece così non è stato. Ma andiamo per oggi. Scavai un altro po' di ferro giusto intorno. Trovai altro ferro ancora.
un altro smeraldo, non mi ricordavo di averne trovati così tanti. Ancora più male. Trovai un altro smeraldo. Dell'altro ferro, ma non lo raccolsi. Perché appunto vi dissi, ho trovato tantissimo ferro, questo ferro lo lascio. E continuai ad addentrarmi in questo luogo periglioso. Decidendo di scendere in questo punto, giusto per vedere se avevo dimenticato di prendere qualcosa. Esplorai ancora una caverna, un pochettino di qua, un pochettino di là, trovai questo ferro e raccolsi anche questo ferro. Ogni minerale in più che vedo è un bricio di disperazione in più che mi viene. Ma andiamo avanti. Scavo un altro po' pure qui, scavo un altro po' pure lì, scavo un altro po' pure qua, scavo un altro po' pure là e trovo questo laghetto sotterraneo, al che decido di piazzare un blocco lì per chiudere l'acqua, un altro blocco lì per diminuire l'afflusso, un altro blocco lì per diminuirlo ancora. Ed ecco qui, adesso ruppi lì e andai a raccogliere altra redstone. Altra redstone. Basta. Devo farcela fino alla fine del video. Dunque, andai a raccogliere altre redstone. Ecco qua. Scavai giusto per dire perché mi fai questo? Perché? Scavai giusto per dire se trovavo qualcos'altro. E così è stato. Ho trovato un'altra redstone e altri smeraldi. Già. Che gioia! Che grande, immensa, incalcolabile gioia. Ecco qua. Ecco qui che si scava un po'. Intanto mi è arrivato un messaggio al telefono, non ci pensate. Si scava un altro po', giusto per vedere se si trovava qualcos'altro. Perché appunto io avevo detto, se ho trovato così tante cose, troverò anche altro. Invece devo tornarmene a casa e basta. Devo tornarmene a casa. Ho trovato un bel po' di cose, un casino di cose. Devo tornarmene a casa e basta. Invece no. Invece no. Ragazzi, quando giocate a Minecraft, non chiedete mai più di quanto vi viene dato. Grande lezione. Grande lezione. Scavai un altro pochino da questa parte per vedere un po' cosa succede. Ed ecco la lava. Ma non ci feci caso. Piazzai giusto un blocco, chiusi la lava, andai ad aprirla da un altro lato giusto per vedere se stava tanta lava. E infatti stava tanta lava. Decisi quindi che era il momento di allontanarmi da quel punto. Però la lava mi stava inseguendo, ragazzi, mi stava inseguendo la lava. Era senziente perché mi cercava. Ed ecco, decido di piazzare una scala lì per risalire con calma se mi servisse. E infatti risalgo con calma. E mi dirigo verso la seconda scala. Non subito, a quanto pare. Prima provo a scavare un altro po' qui, alla ricerca di qualcos'altro.
Ecco che torno in superficie. Qui c'è la scala. Salgo la scala. Ecco qui. Trovo dell'altro ferro. Raccolgo. Giustamente raccolgo dell'altro ferro. E proseguo. Seguo, trovo due direzioni. Vado da parte, era meglio se andavo dall'altra parte. No, aspetta, vado pure dall'altra parte. Ah, ok. Vado prima da questa parte. Poi vedo che non c'è niente. A parte questo ragno. Muori? Muori male, ragno? Ok. Vado da questa parte, vedo che non c'è niente. Piazzo una torcia. Passo di qua. Chiudo lì l'acqua e vado da questa parte. Arrivando a un certo punto, però, mi accorgo che da sto lato, a parte questo scheletro, non c'è niente di interessante. Quindi, che cosa faccio? Sconfiggo lo scheletro. Grazie alla mia intelligenza, stavo impugnando pure lo scudo con la mano con cui si impugna l'arma, ma sono dettagli. Metto lo scudo dove dovrebbe stare. Prendo l'excavator e vado contro il mio scheletro. Ah, ragazzi, premessa una cosa. Trovato un altro burrone. Seguono. Sono ovunque i bro. Questo mondo è generato strano. Sono loro burroni, pianure, paludi e non lo so. Non ho trovato il deserto, non ho trovato la savana, non ho trovato niente. Solamente burroni, pianure, montagne, un po' la neve. Nient'altro, niente di tutti gli altri biomi, solamente questo. Comunque decido di buttarmi giù. Piazzare qualche torcia così, giusto per illuminare. E do un'occhiata in giro per vedere appunto se sta qualcosa di carino. Qua rompo un pochettino, rompo un altro po'. Vado a finire nella lava, ma non ci faccio caso. Che dico, vabbè, tanto. È solo un po' di lava. Sapete, no, la lava? Quella cosa che distrugge tutto. Ecco. E mentre stavo qui, decido di salire a dare un'occhiata in alto. E dico, voglio vedere un pochettino se dall'alto ci sarà qualche minerale prezioso, come se non ne avessi già trovati abbastanza. E quindi faccio un piccolo ponte senza neanche shiftarmi. Senza neanche shiftarmi. Ecco qui, faccio un piccolo ponte. Ecco qua, creo questa piccola piattaforma. Salto sopra e chiudo la lava. Ecco.